Radio Radicale, siamo in collegamento col professor Aldo Mola, studioso dell'Italia liberale, autorevole storico, saggista, e profondo conoscitore della biografia di Giolitti, che è stato, come sapete, più volte presidente del Consiglio. Noi vogliamo, per farvi capire un po' come spesso il tema del giustizialismo sia entrato nella cronaca parlamentare anche in maniera molto drammatica, vogliamo documentarvi di una stagione giustizialista simile a quella di Mani Pulite, che si concretizzò all'inizio del XX secolo, quando alcuni quotidiani di sinistra, della sinistra radicale, alcuni esponenti politici di quell'area, tra questi in prima fila Enrico Ferri, si scagliarono contro la classe politica di governo, provocando una campagna di stampa particolarmente dura, nella quale furono attivi soprattutto il quotidiano L'Avanti, il Giornale d'Italia e come fiancheggiatore anche il Corriere della Sera. Questa campagna portò anche al suicidio di un ministro delle finanze, Pietro Rosano, che era un autorevole collaboratore di Giolitti e che divenne poi ministro delle finanze, che non reggerà all'urto di questa campagna diffamatoria suicidandosi. E lo stesso Giolitti sarà costretto a dimettersi dal governo, vedremo con quali ragioni. Allora, professor Mola, le volevo chiedere, lei rianalizzando, insomma, quella stagione che andava dal 1901 al 1904, che riflessioni ha maturato sul giustizialismo e su come si formò quella violenta campagna di diffamazione che, insomma, aveva dei fondamenti, ma che probabilmente era esagerata e che portò addirittura a uno scontro parlamentare durissimo? Ma dunque, le prime considerazioni che io ritengo debbano essere fatte sono queste. L'Italia aveva alle spalle una vicenda veramente drammatica per uno Stato che contava appena 30 anni da Porta Pia, e cioè dall'Unione di Roma con il Regno d'Italia. Ed è l'assassinio di Umberto I a Monza il 29 di luglio del 1900, che è un fatto traumatico, perché mette in discussione la dinastia medesima. Il successore Vittorio Emanuele III non aveva al momento nessun figlio, quindi c'è un momento proprio di sbandamento. Al governo è l'ottantenne Giuseppe Saracco, presidente del Senato. È un governo palesemente di transizione. Si tratta di decidere che cosa fare di tutta una tradizione politica di fine 800 che aveva veduto al governo Francesco Crispi, la politica coloniale fallimentare, Adua 1896, e il barone Antonio Starrabba di Udini, palermitano, il cui nome è legato alla pesantissima repressione in Italia, ma soprattutto a Milano nel 1898. È veramente sorprendente e sconcertante che la sinistra radicale e lo stesso Partito Socialista, che aveva ormai 10 anni di storia, non capisca l'appello prima di Zanardelli, che è presidente del Consiglio in successione a il già citato Saracco dall'inizio del 1901 con Giolitti all'interno, e Giolitti medesimo a unire le forze a fare un blocco statutario contro quelli che sono i veri pericoli per il paese. Da una parte l'anarchismo, che dominava un po' in tutta Europa, ben inteso, che seminava morti dalla Francia alla Spagna di Antonio Cánovas del Castillo, gli Stati Uniti d'America e così via, un elemento di destabilizzazione, e soprattutto anche certi fondamentalisti clericali
che rifiutavano il risorgimento e l'unificazione nazionale. Il governo Zanardelli, che si insedia nel 1901, come ho detto, è un governo che si propone delle profonde riforme di carattere economico-sociale e soprattutto interviene, grazie a Giolitti, su un tema che doveva essere caro proprio ai socialisti, della libertà degli scioperi di carattere economico, cioè per l'aumento dei salari sia nelle campagne sia negli edifici. E Giolitti interviene ripetutamente in Parlamento a favore di queste riforme essenziali, distinguendo nettamente tra gli scioperi economici e quelli nei pubblici servizi, che sono assolutamente vietati. Eventualmente su questo possiamo tornare, perché secondo il pensiero giuridico del tempo e condiviso pienamente da Giolitti, i dipendenti che erano servizio dello Stato non potevano scioperare, perché avrebbero compiuto un reato nei confronti dello Stato medesimo, erano a servizio di tutti i cittadini. Nel 1902, quando i socialisti organizzano scioperi nel settore delle ferrovie, non esita a chiamare il comandante generale dei carabinieri e a chiedergli in quanti giorni è in grado di organizzare un contenimento, non repressione armata, ma contenimento degli scioperi, utilizzando eventualmente anche le navi per trasportare i carabinieri da una parte all'altra del paese, ove sia necessario. In quel governo, ministro delle finanze è Leo Vollenborg, quasi dimenticato dalla storiografia, che è una figura importantissima, che avanza tutta una serie di ipotesi di riorganizzazione della macchina finanziaria. Quindi il discorso della polemica contro collusione, governo, Camorra, corrente, è veramente posto fuori luogo. Il tema fondamentale era quello di far funzionare le istituzioni, tanto più che il giovane sovrano, Vittorio Emanuele III aveva 31 anni quando sale al trono, si schiera nettamente per le libertà, chiama a consulto una serie di personalità, tra le quali Pasquale Villari, grande uomo della destra, ma figura autorevolissima come storico, eccetera, e chiede a questi consiglieri, queste persone che vuole ascoltare, di parlargli chiaro, di esprimere limpidamente il loro pensiero. E ricorderà Villari: io gli dissi di cacciare i cortigiani a pedate e di fidarsi solo delle persone che gli avrebbero dato consigli per la costruzione delle riforme, per cementare l'unità nazionale, perché diversamente si sarebbe precipitati o nella deflagrazione del paese, il ritorno ai particolarismi, oppure sarebbe tornati al dominio dei preti. E questo era il punto centrale. Tutto questo avviene, ed è lì il punto di debolezza di quotidiani come il Corriere della Sera, avviene mentre ormai è in corso un cambio anche nel mondo cattolico, perché il regicidio ha fatto aprire gli occhi alla Santa Sede. Ormai il vecchio Leone XIII si sta avviando verso il declino e poi la morte, e si avverte da parte del mondo cattolico italiano la necessità di intervenire anche nell'elezione della Camera dei Deputati. È lì il grande cambio in corso, che scatena l'ira, come giustamente lei ha osservato, dei radicali di certe correnti di tipo massimalistico del Partito Socialista Italiano, e anche influenze da parte dell'esterno. E qui l'influenza fondamentale che non può essere dimenticata è la ostilità profonda della Francia nei confronti dell'Italia, un'ostilità che percorre tutto il quarantennio italiano post-unitario e che in quel momento era particolarmente acre per la questione della annessione, praticamente annessione della Tunisia da parte
della Francia per la risposta che l'Italia aveva dato accelerando la propria politica coloniale e per il fatto che l'Italia era legata a Vienna e a Berlino dall'alleanza difensiva che era stata stipulata nel 1882, che era uno dei cardini della politica estera della tenuta dello Stato. Ecco, quindi c'è questa profonda ostilità che fa leva su vecchi collegamenti con la sinistra radicale, garibaldina e così via, perché la Francia ha interesse ad avere una Italia debole. Allora ecco che curiosamente, ma se vogliamo non tanto curiosamente, viene osteggiata proprio la politica delle riforme, quella che renderebbe più stabili le istituzioni. E lo vediamo bene quando Giolitti si ritira da ministro dell'interno del governo Zanardelli. Il governo Zanardelli dura ancora qualche tempo, poi Zanardelli, ormai malato, si dimette da Presidente del Consiglio. Vittorio Emanuele III chiama Giolitti e, siccome ha già fissato un viaggio di Stato a Londra, e che non può essere disdetto perché l'amicizia con Londra, soprattutto da un'Italia che era legata, come ho detto, alla Triplice Alleanza, era veramente fondamentale per le relazioni con il Mediterraneo e poi per le questioni anche di garanzie del debito pubblico italiano, insomma, quindi per tutta una serie di motivi molto complessi, e il re dà a Giolitti 3 giorni di tempo per formare il governo. Giolitti quindi accetta, forma il governo, ma nel formarlo si rivolge ai radicali, si rivolge anche in particolare al mondo lombardo, a quel quotidiano importantissimo che era Il Secolo di Milano, e riceve delle risposte che sono interlocutorie. Si dice forse i socialisti non sono ancora maturi, e Giolitti dice ma qui non possiamo aspettare troppo a lungo, e allora è arrivato il momento di impegnarsi direttamente nelle responsabilità di governo. La risposta è stata, come giustamente ha sottolineato, una impennata della strumentalizzazione polemica di sacche che indubbiamente c'erano di malavita organizzata e di collusione in certe aree dell'Italia meridionale. Non dimentichiamo che era quella poi in definitiva di Crispi, che era quella di tutta una tradizione di Agostino Magliani, il ministro della cosiddetta finanza allegra e così via, ma che questo nuovo governo intendeva combattere nettamente. Ed ecco allora l'organizzazione della campagna scandalistica a carico di Pietro Rosano, per via di un comportamento che non riguardava lui personalmente, ma un suo parente, e la decisione drammatica di Rosano, che il governo si costituisce il 3 di novembre, il 9 di novembre manda una lettera a Giolitti dicendogli saluta per me tutti i colleghi di una settimana del governo, e si spara, perché dice eliminando me stesso io mando un segnale, è ora di cambiare veramente lo stile del confronto politico. Il confronto politico non può essere imperniato, incardinato su polemiche strumentali e di carattere assolutamente periferico. Il confronto politico va portato sul terreno delle grandi riforme sulle quali appunto il nuovo governo si incardina e opera. Voglio anche ricordare due cose. Uno, Giolitti da quel momento diventa un Giolitti diverso. Il Giolitti precedente, quello che però era anche già stato travolto dallo scandalo della Banca Romana, e curiosamente all'indomani dell'esaurimento di questa disputa, il Presidente del Consiglio viene nominato Crispi, che era proprio la persona più implicata nello scandalo della Banca Romana, come poi è stato documentato da una quantità di opere scientificamente inappuntabili. E dall'altra parte è chiarissimo il fatto che ormai
bisognava agire sulla macchina proprio dello Stato, ed infatti Giolitti chiama come successore del defunto suicida Pietro Rosano Luigi Luzzatti, che è un uomo di grandissima esperienza economica, è uno dei grandi artefici della modernizzazione della macchina finanziaria italiana, fondatore delle banche popolari, artefice di una quantità di progetti, compreso quello che è considerato una specie di preludio del futuro euro, e cioè una unione monetaria europea, un'unione monetaria latina, cioè è un uomo di grandissima capacità, e poi sarà anche presidente del Consiglio nel 1910-1911, insomma una figura autorevolissima, a conferma di quello che è il progetto delle riforme, che vogliono essere riforme che aumentando e migliorando la circolazione del denaro con l'incremento dei salari e degli stipendi, garantisce anche un incremento dei consumi e quindi della produzione interna. Era quello il punto centrale, l'obiettivo principale di Giolitti. Ecco, senta. Entrerò in un'altra questione, ma volevo intanto fermarmi per riprendere il dialogo. Ecco, dunque, nel dicembre del 1901, quando è ancora in carica Giuseppe Zanardelli, alla Camera si svolge un dibattito sugli esiti di una commissione d'inchiesta sulla, diciamo, sulle infiltrazioni camorristiche a Napoli, che è la commissione Saredo. Nel corso di quel dibattito, nel dicembre del 1901, c'è un intervento particolarmente drammatico di Enrico Ferri, che Tucura attacca l'Italia meridionale e tutti i meridionali, dicendo che il sud è totalmente infettato dalla camorra. A questo punto tutti i deputati meridionali si alzano in piedi e si scagliano contro Enrico Ferri. Allora il presidente della Camera, Tommaso Villa, gli infligge la censura e lo costringe Ferri ad abbandonare l'aula. Ferri, uscendo dalla camera, dall'aula della Camera, con un libro spacca una vetrata dell'aula di Montecitorio e grida: la camorra continua in Parlamento, dopo che lui aveva attaccato duramente lo stesso Rosano. Un attacco particolarmente duro e drammatico, che poi lasciò il segno nella figura di Rosano. Allora, chi era Rosano e soprattutto chi era Enrico Ferri? Ah, dunque, Rosano è un grande esponente della tradizione forense napoletana, cioè quindi è anzitutto un avvocato che emerge giovanissimo come brillante penalista, e ha naturalmente quindi anche ambizioni di carattere politico che vengono molto presto ripagate con cariche che lo portano a essere ripetutamente sottosegretario nei governi di fine 800, e mostra capacità pragmatiche, capacità intuito delle riforme che sono necessarie. Ferri è un socialista che interpreta invece l'opposizione dura e dura sempre. Quando Ferri denuncia il fatto che tutti i deputati del Mezzogiorno sono corrotti, fa un'affermazione assolutamente inconcepibile, inammissibile, se si tiene conto del fatto che in realtà la classe dirigente postunitaria meridionale, o precedentemente eletta anche al nord o successivamente eletta nei collegi del Mezzogiorno, era di qualità non inferiore dal punto di vista morale dell'impegno civile rispetto a quella dell'Italia centro-settentrionale. Il fatto che talune clientele potessero avvolgersi intorno al candidato locale e potessero quindi anche condizionarlo
nella richiesta di interventi, poi a ben vedere di carattere marginali per lo Stato, ma per la realizzazione di opere pubbliche, questo è un altro discorso. Il discorso questo che va collocato nel quadro complessivo della crescita del Paese all'indomani dell'unità. E mi spiego. Quando avviene la unificazione, il Paese è spaventosamente disomogeneo nell'organizzazione delle infrastrutture. Vale a dire, le ferrovie erano quasi tutte solo nell'Italia centro-settentrionale, escludendo Marche, Umbria, Lazio, che ne avevano pochissime. Quindi le ferrovie erano in Toscana, nell'Italia settentrionale, in particolare in Piemonte. Vi erano intere regioni come Sicilia, Puglia, Basilicata, che non avevano un chilometro di ferrovia. È chiaro che in una situazione di quel genere la costruzione delle infrastrutture, che poi voleva dire quindi anche di ospedali, voleva dire di scuole, voleva dire insomma tutto l'intervento dello Stato, passava attraverso leggi, leggine, decreti legge, attraverso tutta una serie di interventi a pioggia che durano nel tempo. Bisogna avere la pazienza di studiarsi tutta l'opera della legislazione realizzata dal Parlamento per vedere come e perché ci potesse essere questa connessione tra pressione di interessi locali e candidature alla Camera e comportamenti dei parlamentari. Ma badiamo bene che questo vale anche per il Veneto, vale per la generalità dell'Italia anche centrale, pensiamo anche per esempio alla Romagna, ed era un mondo questo che era ben conosciuto da Tommaso Villa, che giustamente lei ha ricordato, che era il genero di Angelo Broferio, vecchio cospiratore dei Cavaliere della Libertà del 1830-1831, e che era uno degli autorevoli esponenti della massoneria dell'epoca e che aveva contatti personali e diretti con la gran parte della dirigenza meridionale. L'inchiesta Saredo, che voglio anche sottolineare, Giolitti stesso aveva raccomandato e scrisse personalmente al prefetto di Napoli di non fare sconti, di non guardare in faccia a nessuno, perché l'inchiesta doveva veramente mettere a nudo le sacche di illegalità e indicare i rimedi per poter far fronte a quanto ancora arrivava dal passato. Detto per inciso, gli atti dell'inchiesta sono stati ripubblicati dall'Istituto per la Storia, dall'Istituto per il Pensiero Filosofico, Studio Italiano Pensiero Filosofico, quello presieduto ora da Massimiliano Marotta, figlio del fondatore Gerardo Marotta. Ora, va aggiunto che tra gli uomini più fidati di Giolitti, personalmente fidati di Giolitti, c'erano proprio gli illustri esponenti del Mezzogiorno, che sono uomini di una assoluta integrità morale. Faccio alcuni nomi, per esempio Antonio Cefalì, calabrese, uomo di una moralità specchiata, consigliere e amico per sempre fino alla morte, 1928, muoiono entrambi in quell'anno di Giolitti. Penso a Tommaso Senise, e poi non era intrinseco certamente di Giolitti, ma non gli era preconcettualmente ostile, Giustino Fortunato, che è molto vicino a Sonnino, ma per le grandi svolte politiche in definitiva convergono queste persone nella salvaguardia della centralità delle istituzioni e nel denunciare la doppiezza delle accuse di corruzione, che sono facili da lanciare e poi pressoché inutili dal punto di vista della realtà politica effettiva, relazioni internazionali, diplomazia, costruzione dello strumento fondamentale che erano le forze armate, senza le quali in Europa non si stava, perché l'Europa era tutta armata fino ai denti,
e lo vediamo poi nel Certo. 1908 Sì. con il film Senta, Tensioni professore. fino al dramma del 1914. Sì. Ecco, questo è lo scenario che credo vada bene evidenziato, fermo restando che poi si va verso il 1904, sul quale credo occorra poi puntare l'attenzione, che ha detto prima in apertura dell'incontro, che è poi il punto di arrivo di una riflessione generale. Sì, allora dunque, quello che io volevo capire era questo. Allora, come arrivò Giolitti alla scelta di Pietro Rosano che 7 giorni dopo la nomina si uccise? Volevo sapere se Giolitti aveva pensato ad altri esponenti politici per quel ruolo, perché poi ci furono delle accuse dirette a Giolitti di aver voluto coinvolgere in un momento particolarmente difficile Rosano nel governo, sapendo che lui era oggetto di durissimi attacchi. Allora, poi volevo capire che tipo di conseguenze aveva avuto questa situazione in Giolitti, perché dunque io leggendo un manuale ho visto che tra le ragioni delle dimissioni di Giolitti nel 1905 da Presidente del Consiglio fu una lettera nella quale lui in un modo o nell'altro scriveva al re dicendo che lui stava subendo un grave esaurimento nervoso. E dunque, allora, credo occorra fare quindi un passo indietro. Rosano è agli occhi di Giolitti un politico particolarmente preparato e che ha un ampio seguito nella deputazione, cioè l'insieme dei deputati e anche naturalmente dei senatori della Campania. E quindi, siccome per formare il governo, ricordo che, come già detto prima, Vittorio Emanuele III gli aveva dato 3 giorni di tempo, Giolitti bilanciava il governo anzitutto privilegiando i deputati anziché i senatori, perché voleva uomini che non fossero l'espressione di una tradizione aulica, ma che fossero capaci, operativi e anche, diciamo pure, fisicamente vigili. E Rosano risponde a tutti questi prerequisiti, perché è già stato ripetutamente sottosegretario, apprezzato da diversi presidenti del Consiglio, ha mostrato capacità e duttilità, quindi è la figura di cui ha bisogno. Aggiungiamo che Giolitti formava il governo bilanciando i posti di ministri erano pochi, erano come oggi, bilanciando quindi anche le presenze secondo lo scacchiere di carattere geografico, perché bisognava dare gli esteri quindi a una figura, a una certa area, la guerra e la marina erano monopolio personale del sovrano che nominava questi due ministri, e poi c'erano l'istruzione e chiama all'istruzione il siciliano Vittorio Emanuele Orlando, che fa il suo ingresso nella vita politica per l'appunto come rappresentante della Sicilia. E poi sottosegretario avremo, prima l'ho dimenticato, tra i grandi meridionali apprezzati da Giolitti, il grandissimo Emanuele correggo, Antonino Paternò Castello Marchese di San Giuliano, catanese, che diventerà poi ministro degli esteri successivamente. Agli esteri Giolitti in quel momento chiama un uomo diciamo di apparente caratura media, perché vuole avere il suo personale controllo sulla politica estera, che deve essere di riaccostamento verso la Francia. Giolitti non è ostile nei confronti della Francia, perché capisce che ci devono essere relazioni economiche da ripristinare. Ecco, allora, in questo quadro, la figura di Rosano risponde perfettamente a quello che Giolitti ritiene deve essere il ritratto di un ministro affidabile, capace, competente. Dopo il suicidio di Rosano, veramente Giolitti manda una lettera alla moglie che è durissima,
io l'ho ripubblicata, anzi l'ho pubblicata perché era inedita, la raccolta di circa 1600 lettere, il carteggio di Giolitti uscito tra 2009-2010, è una lettera nella quale dice, ecco, io da questo momento capisco che cosa è l'odio nella politica, e lui voleva eliminare questa faziosità nella lotta politica, voleva che si ripristinasse la distinzione tra destra e sinistra dal punto di vista delle aree parlamentari, ma soprattutto voleva che si salvaguardasse il concetto della dignità del politico e quindi anche il rispetto in aula e il rispetto nelle relazioni che i politici devono avere, non per essere indulgenti nei confronti del male, ma essere comprensivi nei confronti delle necessità del fare politica che richiede anche una consapevolezza e un senso delle istituzioni. Giustamente prima ha ricordato il fatto che Tommaso Villa non può non deprecare il gesto di Ferri, perché combattere contro il Parlamento, così come fa Ferri, in realtà indebolisce l'unico strumento che era veramente a disposizione per cambiare il Paese, e cioè l'aula di Montecitorio. E non dimentichiamo che Giolitti, purtroppo descritto in certe opere di antico successo, penso a quella di La storia d'Italia di Dennis Smith, secondo il quale l'Italia era sempre stata una serie di dittature parlamentari, dittatura de Pretis, successivamente la dittatura di Crispi, poi la dittatura di Giolitti. Ora, dittatura di Giolitti proprio no, assolutamente zero. Infatti Giolitti, quando avverte che c'è una minore fiducia nei confronti della maggioranza o del governo che ha costituito, rassegna le dimissioni. Vorrei ricordare che Giolitti è stato Presidente del Consiglio 5 volte e non è mai finito in minoranza, non ha mai avuto un voto di sfiducia da parte del Parlamento, ha sempre deciso autonomamente, liberamente, quando era il momento di staccare la spina. Prima di arrivare a rispondere alla domanda che ha posto sulle ragioni delle dimissioni di Giolitti nel 1905 per il problema di affaticamento, cioè ci ritorno quasi subito, vorrei portare l'attenzione sul 1904, che è l'anno drammatico della storia d'Italia. Avevamo avuto prima il 1900 con il regicidio. Nel 1904 il governo sta funzionando bene, introducendo una serie di riforme che poi rimarranno nel corso del tempo considerate come veramente un momento di svolta, di grande svolta della vita politica del Paese e anche di aumento del consenso da parte di aree precedentemente fredde. Penso per esempio ai radicali, che cominciano a capire che bisogna veramente collaborare con Giolitti. Nel 1904 avviene quello che può sembrare una cosa banale, ma in realtà è fondamentale. Dopo aver avuto un paio di figliole, Yolanda e Mafalda, la regina Elena dà a Vittorio Emanuele III l'erede maschio, di cui il re aveva bisogno per la continuità del proprio ramo della dinastia dei Savoia-Carignano, perché la legge salica era immutabile, era nello statuto, e se il re non avesse avuto un maschio erede della corona, la corona stessa alla sua morte sarebbe passata al ramo degli Aosta, che discendevano da Amedeo d'Aosta, che era il fratello di Umberto I, quella volta che era già stato re di Spagna e poi ha avuto 3 figli dalla moglie di Primo Letto, cioè, Vittoria della Cisterna, e un quarto figlio nel secondo matrimonio. Questi famosi Aosta sono Emanuele Filiberto,
Luigi Amedeo e poi Vittorio Emanuele. Ebbene, che cosa accade? La nascita dell'erede viene programmata dalla corte e ha luogo a Racconigi, nel cuore del vecchio Piemonte. Lo stesso giorno nel quale cominciano i festeggiamenti e viene rogato l'atto di nascita, va personalmente Giolitti a rogare come ministro dell'Interno, quindi non Presidente del Consiglio, ma ministro dell'Interno, l'atto di nascita, i socialisti scatenano il primo sciopero generale espropriatore in Italia. Comincia a Milano questo sciopero che naturalmente fa rizzare i capelli, perché da una parte Racconigi, Piemonte e Torino sono in assoluta tranquillità, come erano stati in assoluta tranquillità nel 1898 per celebrare lo statuto, mentre a Milano accadde quella insurrezione stupidamente repressa a mano militari dal generale Bava Beccaris, che causò poi quella divisione psicologica profonda nella vita politica del paese. Ma lo sciopero generale proclamato nel settembre del 1904 è ancora una volta, ripeto, fondamentale, perché mette dinanzi agli occhi la impossibilità di dialogo tra i costituzionali e questa sinistra che è rivoluzionaria, e che è ispirata non da Marx, perché ahi noi in Italia non c'erano marxisti, ma ispirata dal socialismo di Sorel, e cioè da una lettura di carattere volontaristico, e quello che poi ispirerà successivamente Benito Mussolini. Ecco allora lo spartiacque. Che cosa fare nei confronti degli scioperanti? Naturalmente, il solito Corriere della Sera, di cui già giustamente ha accennato, vuole interventi pesanti, diretti, e bisogna intervenire manu militari. Invece Giolitti ritiene che, siccome lo sciopero poi non ha motivazioni autentiche, radicate nella generalità di quello che si chiamava il proletariato italiano, si sarebbe esaurito da sé. Cosa che puntualmente avviene, e cioè Giolitti attende che la marea dello sciopero si svuoti da sola e indice le elezioni politiche. Il Parlamento era stato eletto nell'estate, luglio del 1900, era arrivato a scadenza quindi naturale, dopo la durata di 4 anni, e Giolitti riporta il paese alle urne. Qual è il risultato importantissimo di queste elezioni del 1904? Da una parte il fatto che i costituzionali, quindi diciamo così, i giolittiani, i liberali progressisti, come allora venivano detto, i liberali riformatori, ottengono un grosso successo. Poi c'è una bella affermazione dei radicali che vengono successivamente chiamati al governo, ma soprattutto, ed è il vero fatto nuovo, mentre precedentemente erano già stati presenti nei consigli comunali e nei consigli provinciali, abbiamo per la prima volta la elezione di 3 cattolici deputati. E tra questi c'è anche Filippo Meda, e cioè per la prima volta, con il beneplacito del nuovo pontefice, che è Giuseppe Sarto, Pio X, c'è una bellissima biografia di Giampaolo Romanato tradotta anche in spagnolo, una bella opera che ha capito bene questo personaggio, il quale ritiene che sia arrivato il momento di non chiudere con la collaborazione con le istituzioni. Anche i cattolici devono fare la loro parte. E dove la fanno? La fanno nell'Italia settentrionale, la fanno in Lombardia, la fanno proprio là dove c'era stato lo sciopero generale nella sua fase più acuta. Ecco,
cambio veramente importante del quadro generale. Inizia quel processo di avvicinamento dei cattolici all'aula parlamentare a Montecitorio, che nel giro di 10 anni porterà al patto Gentiloni, e cioè alle elezioni del 1913, nelle quali i cattolici moderati votano i liberali moderati votano i cattolici votano addirittura candidati dichiaratamente e notoriamente massoni, perché allora non importa più nulla se siano massoni più o meno anticlericali, allora importa che comunque convergano poi in una politica di collaborazione nell'interesse generale del paese. Senta. Ecco che le elezioni del 1904 quindi sono importantissime, ma è chiaro che Giolitti sta vivendo una fatica enorme fisicamente, proprio personalmente. Non dimentichiamo che lui è ministro dell'interno ininterrottamente dall'avvento del governo Zanardelli, e per capire cosa volesse dire essere ministro dell'interno bisogna andare a vedere le raccolte dei telegrammi in partenza dal ministero dell'interno. Si tratta a volte, in certe fasi, di migliaia di telegrammi quotidiani ai prefetti delle singole prefetture del regno, con indicazioni personali, particolareggiate, caso per caso, degli interventi che occorresse fare. Quindi era un vegliare quotidiano faticosissimo, avendo presente non solo i problemi dell'ordine pubblico, ma, come abbiamo detto ripetutamente, i problemi dello sviluppo, della politica estera, di tutta della politica militare, anche perché, e l'ho trascurato fino adesso ma credo di doverlo ricordare, con il regio decreto del 14 novembre 1901 era stato stabilito che il capo del governo, il presidente del consiglio, aveva il ruolo di responsabile politico di tutto il governo, quindi non si doveva occupare solo della propria carica personale o del ministero di cui era titolare, caso di Giolitti. Zanardelli non aveva alcun ministero. Zanardelli fu presidente del Consiglio dall'1 al 3 senza avere alcun incarico specifico di governo, e invece Giolitti continua a tirare la carretta, ecco, continua ad avere questa enorme responsabilità, e in più sta puntando a quello che era una grande trasformazione, cioè la statizzazione delle ferrovie. E quella è un'operazione di enorme importanza, proprio lo sfiancò, e a un certo momento ha dei problemi di salute proprio, ecco, cioè aveva problemi pesantissimi di uricemia, un affaticamento fisico. Era seguito da alcune personalità, come citato Cefalì e soprattutto il senatore Tommaso Senise, che gli mandava le ricette per posta sui medicamenti che doveva assumere per fronteggiare la malattia, questo senso generale senta, di consapevolezza, ecco, che stava prendendo. E soprattutto poi, quindi a questo punto, Giolitti ritiene di dover chiedere una pausa e passa la mano, come presidente del Consiglio, uomo di sua fiducia, a Alessandro Fortis, Sandrino Fortis, che era un antico presidente. Ecco, credo che il primo ebreo a diventare presidente del Consiglio. Esatto, sì. E abbiamo avuto, oltre a Fortis, poi avremo l'altro ebreo che è... Però Fortis se lo dimenticano tutti che era ebreo. Sì, esatto, infatti, di Forlì. Ma l'altra cosa che merita di essere ricordato è che da giovane era stato arrestato a Villa Ruffi durante un convegno di repubblicani, nel corso del quale i repubblicani stavano decidendo di passare dall'opposizione antisistema ad accettare le candidature alla Camera
per collaborare con la corona, Vittorio Emanuele II, nella convinzione che se non si salvava la monarchia di Savoia sarebbero tornati subito i preti. Siamo 4 anni dopo Porta, certo. Porta Pia. Senta, ci aiuta a capire la maturazione di una certa dirigenza di carattere politico significativa, come appunto quella di un Sandrino Fortis, riesce a condurre in porto quella riforma sulle ferrovie, che era assolutamente strategica perché avrebbe liberato dei capitali che sarebbero poi stati investiti dai privati nella grande campagna di allestimento della produzione dell'energia elettrica, che era fondamentale per l'incremento della industrializzazione dell'Italia. Quindi tutto lì si lega, e tutto si lega sia sul piano della promozione economica, sia su quell'altro grande risultato condotto in porto da Giolitti, della diminuzione del tasso di interesse che lo Stato pagava sulle prestiti del denaro pubblico dal 5 al 3,50%, per cui cala drasticamente il debito pubblico dell'Italia, che era il grande problema che Giolitti aveva sempre posto, cioè risanare la finanza. Del resto lui era un vecchio discepolo di Sella, cioè bisognava arrivare al pareggio del bilancio di esercizio, ma il bilancio di esercizio non significa riduzione immediata del debito pubblico, bisogna invece puntare alla riduzione del debito pubblico, che vuol dire la dipendenza nei confronti degli altri stati o degli altri grandi banchieri esteri nei confronti dei quali lo Stato è debitore. Queste sono tematiche che valgono per l'età giolittiana, ma probabilmente valgono anche per l'età presente, perché anche oggi abbiamo il problema da una parte della riduzione del bilancio di esercizio, e soprattutto abbiamo questo mistero ormai tenebroso che è il debito pubblico dell'Italia, di cui non si parla più, anche se poi è il problema fondamentale. Senta, un'ultima cosa. Che cosa c'è di diverso da queste campagne, diciamo, giustizialiste dall'epoca a quelle che abbiamo visto nei nostri tempi? Allora, noi abbiamo visto anche che il Corriere della Sera è sempre stato in prima linea in queste campagne, in un ruolo, diciamo, o di fiancheggiatore o di primo piano. La sorprende questo, e volevo sapere che cosa ne pensa di questo tipo di paragone. Poi una mia curiosità: se lei aveva firmato il referendum sulla giustizia. Ah sì sì, dunque io ho firmato, parto subito da questo, cioè, ho ritenuto di dover firmare per il referendum sulla giustizia perché non c'è molto da fidarsi di questo Parlamento, quindi ho ritenuto di dover concorrere e ho anche suggerito alle persone con le quali ho più relazioni di fare altrettanto, perché penso che sia uno strumento suasorio, ecco, un consiglio che il Paese dà a chi ha la responsabilità. Allora, la domanda precedente, cioè qual è la differenza? Ecco, la differenza è questa, che mentre in allora, cioè nell'epoca di cui abbiamo parlato, gli elettori erano meno di 3 milioni, il confronto politico, la lotta politica si restringeva a poche migliaia di persone, oggi invece già con la riforma elettorale giolittiana del 1912 messa alla prova nel 1913, gli elettori balzano a quasi 8 milioni e successivamente nel 1919 con il suffragio universale maschile completo aumentano ulteriormente, che poi non era una garanzia di elezione di un Parlamento più saggio, perché abbiamo visto che poi il
Parlamento eletto nel 1921 è quello che spalanca la strada al governo Mussolini. Quindi, allora il problema è che oggi invece l'opinione pubblica è facilmente coinvolta e diciamo aizzata attraverso una quantità di strumenti che all'epoca erano assolutamente inimmaginabili, e cioè chiaro, la radio, la televisione, i social e così via, e anche certe campagne, penso per esempio all'opera a suo tempo pubblicata proprio da editorialisti del Corriere della Sera, La Casta, una famosissima opera che mise sotto accusa i politici in quanto tali. Ne ha scritto recentemente un'opera opinabile che può essere discussa ma che è comunque interessante, Roberto Chiarini, nel volume di recente pubblicazione da parte di Rubbettino, La storia della antipolitica dall'unità a oggi, perché gli italiani considerano i politici una casta. Ora, io non ritengo che tutti gli italiani considerino tutti i politici come una casta, ma molti sono stati indotti a ritenere che sia così, perché è facile scatenare delle campagne di denigrazione totale e diffusa, così la criminalizzazione nei confronti di certe stagioni della vita politica italiana, e che hanno generalizzato il disprezzo nei confronti, all'inizio si pensava solo nei confronti di parlamentari o di partiti, eccetera, e poi si è scoperto che era ancora un altro, cioè erano i valori stessi fondanti del paese, e questo è il pericolo vero di certe campagne urlate, cioè l'aizzamento nei confronti di chiunque faccia politica, Roma ladrona, eccetera, eccetera. E pensiamo, poi diventa molto difficile avere responsabilità di governo partendo dal presupposto che Roma sia ladrona. Roma va aiutata a essere governata, ma non mi pare che certi esperimenti poi di governo da parte di certe forze politiche che promettono la luna poi abbiano realizzato almeno uno spicchio di quella luna. I problemi sono molto più complessi e vanno affrontati in termini pragmatici, certo, e non di carattere così giustizialista in modo fanatico e populistico. Senta, professor Mola, io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci un po' spiegato la storia di questa campagna giustizialista che portò a questi esiti, il suicidio del ministro Pietro Rosano e lo scontro in Parlamento con gli attacchi diciamo generalizzati alla classe politica del Sud, con al grido la camorra continua in Parlamento pronunciati da Enrico Ferri nel dicembre del 1901 e sull'esaurimento nervoso di Giovanni Giolitti, una pagina che tutti credo abbiano dimenticato e che forse andava ricordata, e noi penso l'abbiamo fatto in qualche modo con merito. Di questo la ringrazio. Grazie al professor Aldo Mola per questo. Mi spiace non essere stato in collegamento video, ma mi affido a lei per illustrare tutta questa vicenda complessa, un quinquennio di grande peso nella storia d'Italia.